Un rinnovamento nel segno della continuità, perché l'impegno profuso in questi anni dovrà essere d'esempio anche per la futura gestione societaria del Lions Club Costanza d'Aragona di Andria. Per il nuovo presidente, Giovanni Vurchio cambia il vertice, ma non lo spirito di un club che si è sempre contraddistinto per le sue numerose iniziative in campo sociale. Lo ha ribadito anche ieri sera, durante la cerimonia di insediamento, che lo ha visto protagonista del passaggio di consegne con il presidente uscente Giuseppe Losito. Sono naturalmente onorato dell'incarico che mi affideranno. Naturalmente il sociale è un qualcosa verso il quale naturalmente profondo energia, ma soprattutto diciamo ringraziamento al governatore, al presidente uscente, perché il Lions di Andria, Costanza d'Aragona, sta in questi ultimi anni profondendo impegno sul territorio attraverso una serie di iniziative che vanno nella direzione diciamo di impegnarci verso quello che è l'aspetto ambientale, quello che è l'aspetto culturale, medico. Abbiamo fatto una serie di progetti, sono andati in porto, hanno trovato consenso sociale e continueremo in questo. Prioritario sarà l'impegno nelle scuole a favore della valorizzazione della storia locale, ha proseguito Vurchio, che auspica durante il suo mandato anche un allargamento della base societaria. Un impegno mio personale è quello di interfacciarmi con il mondo della scuola, dei bimbi, della storia della nostra città e del nostro territorio, e in questo naturalmente troverò il massimo impegno e coadiuvazione da parte diciamo, dell'intero gruppo dei Lions. Naturalmente il mio oggi è un invito anche al territorio, ad altri professionisti che hanno esperienze di vita ma soprattutto esperienze professionali a mettersi a impegnarsi per il territorio, a far parte del nostro diciamo, gruppo, che è un gruppo di amici, e soprattutto diciamo, far crescere l'attenzione verso lo stesso territorio. Questo sarà il mio impegno.